giorno che ero in ufficio e non avevo voglia di lavorare, e allora cioè non riuscivo a concentrarmi sul computer, allora ho preso un foglio e ho iniziato a sottolineare gli appunti stampati dal computer e, ascoltando la sottolineatura, ho iniziato a canticchiare sulle matite. Mi ha chiamato un giorno: "Ah, voglio fare un progetto utilizzando i suoni che si fanno disegnando, scarabocchiando". Mi ha chiesto se volevo provare a accompagnarlo al piano elettrico. Fatto una prima performance noi due, poi il progetto è rimasto fermo per un po'. L'abbiamo riesumato dopo 2 anni di stop. L'idea era quella di aumentare il numero degli strumenti, il numero dei supporti. A provare, e ci è venuta anche l'idea di far partecipare il pubblico, perché è una cosa molto immediata che fa tornare un po' tutti i bambini quando si scarabocchiava sui fogli di carta. E diciamo che farlo tutti insieme a tempo di musica in qualche modo rende liberi di potersi lasciare andare e divertirsi in questo modo. Con Tamara Ferrioli, che è l'artista ospite della galleria Officina dell'Immagine. La stima reciproca è nata l'idea di chiudere questa mostra, questa galleria molto, molto bella, molto anche familiare, cioè che è proprio un clima familiare che si sposa bene anche con la filosofia delle matite, no? Cioè di mettiamoci lì e disegniamo tutti assieme. Chi è specializzato con le penne, chi con i pennarelli, chi con i disegni continui di base, di sottofondo. Thank you.
nostra parte è più legata al suono, quindi lavoro finito, mentre suoniamo non si vede altro che dei tratti o cose di questo tipo sul foglio. E abbiamo notato che gli ospiti tante volte la vedono un po' più sul lato del disegno. Il sogno è fare tipo un evento per 100 disegnatori lirici, 200 disegnatori, cioè fare proprio una piazza piena di gente che disegna. Sì, la vostra opera. Scusa, certo.